Con noi c'è l'altro ospite di questa giornata, Stefania Casini, attrice, regista, produttrice, sceneggiatrice, insomma un volto noto del nostro cinema italiano. Buongiorno, e noi abbiamo un grande piacere di averla qui con noi. Buongiorno Stefania. Buongiorno a tutti, sono anch'io molto contenta di essere con voi. Bene, allora partiamo subito con questo progetto di Valentina di Crepax che stai svolgendo. Beh, Valentina sarà pronta fra poco ed è un bellissimo documentario e qualcosa in più, dove ci saranno svelati dei segreti per gli amanti di Crepax. Naturalmente parla di Valentina, che è stata un po' l'icona di due, qualche forse anche tre generazioni. Per i giovanissimi che non la conoscono, era la fotografa che viaggiava fra il sogno e la realtà, quindi diciamo che è un personaggio che per la mia generazione ha sdoganato un po' l'erotismo femminile. Quindi è un personaggio libero, è una delle prime donne libere, fotografa, a quei tempi si parla della fine degli anni 60, le donne nemmeno lavoravano. Lei faceva la fotografa di moda, quindi un mestiere che per un momento era un mestiere da uomo, è rimasta così famosa ed è diventata un'icona proprio per questa sua spregiudicatezza, anche questo modo di sognare ad occhi aperti, per questo suo taglio alla Valentina che ancora molte ragazze usano, io per prima, anche se non sono più una ragazza. Da uomo posso dire che è molto bello il taglio alla Valentina. Ecco, meno male, abbiamo già dei fan. Infatti vorremmo poi, con l'occasione, quando uscirà il film, riproporre un po' questa immagine, anche questo taglio per le ragazze. Adesso non vi dico quando uscirà, perché ancora non abbiamo le date. La stiamo anche scrivendo a dei festival, quindi insomma, come succede quando c'è un prodotto un po' di punta, vedremo a seconda dei festival quando sarà l'uscita. E poi naturalmente dopo, come sempre succede, dopo un tot numero di mesi sarà anche in televisione. Che bello però Valentina, cioè, ha sdoganato un po' l'erotismo femminile, che oggi un po' però si è perso, no? Per colpa dei social, ci sono un po'... si è trasformato in volgarità tante volte. Non c'è una sovrapposizione, una sovraesposizione, Stefania, dell'erotismo femminile sui social, che ne pensi? Beh, il problema è che l'erotismo disegnato è un erotismo grafico, quindi è un erotismo che fa sognare, che fa venire ovviamente delle pulsioni, perché tutti i miei amici che hanno la mia età si ricordano bene Valentina, perché da diciamo giovani uomini era un po' il loro sogno erotico, mentre i social hanno sdoganato non tanto un erotismo quanto un esibizionismo del corpo nudo reale, che già è meno diciamo iconico, e poi ovviamente la pornografia, che è un'altra cosa. No, quella che è un'altra va benissimo cosa per chi la ama, però è un'altra cosa. Valentina appunto è iconica, quindi appartiene a quel sogno erotico che è legato appunto anche all'immaginario, a quello che si pensa di vedere non c'è, quindi è quella cosa lì. Bene, io invece avevo una domanda un po' più personale, Stefania, scusami se ti do del tu, perdonami, ma... Ah, ma certo! Tu nasci, diciamo, hai studiato architettura, quindi hai una laurea in architettura... E sì. Sei anche regista, quindi mi chiedevo come questo tuo percorso di studi ti abbia aiutato anche a immaginare, proprio anche perché il regista crea anche delle atmosfere. Quindi se questo tuo studio poi ti ha aiutato in qualche modo anche a fare la regista. Sì, certo, io per architettura, io sono molto amica di Maurizio Nichetti, abbiamo fatto insieme il liceo. Insieme avevamo messo su una compagnia di giovani liceali per recitare, quindi facevamo degli spettacoli, Chekhov, insomma, cose impegnanti. E insieme alla fine del liceo ci siamo detti: ma cosa possiamo fare noi che abbiamo questo amore per il teatro?
E insieme ci siamo detti, ma forse è l'unica facoltà che ci può aiutare a crescere nello studio anche dello spazio, perché poi questo è un regista, riempie uno spazio anche attraverso un ritmo. E abbiamo detto architettura e l'abbiamo fatta insieme. Ed effettivamente architettura è stata, l'ho capito dopo, è stata fondamentale per me, perché appunto la capacità di capire e scegliere un'inquadratura, perché ovviamente è un, le inquadrature sono parte del linguaggio filmico, per cui se io scelgo di inquadrare un albero in centro oppure se lo metto di lato e lo scelgo di inquadrare soltanto i rami su un cielo azzurro oppure tutto un albero con una distesa di panorama dietro, ha un significato diverso. Sì. Quindi è l'utilizzo degli oggetti nello spazio, degli oggetti e degli attori, secondo un ritmo. E questa è effettivamente stata una di quelle cose che sono entrate nel mio DNA artistico senza che io me ne accorgessi attraverso gli studi, e poi però me lo sono ritrovato. Come spesso succede con gli studi, lì per lì magari non riusciamo bene a capire, a meno che non siano degli studi tecnici, e noi intendiamo fare il tecnico, ma se abbiamo degli studi umanistici, questi studi poi si sedimentano nel nostro, nella nostra mente e diventano uno strumento interessante per una creazione o per una comprensione del mondo. È vero, guarda, sono molto d'accordo, perché io sono sempre affascinata da chi magari studia, non lo so, ingegneria, matematica e poi fa lo scrittore, quindi da queste apparenti incongruenze tra uno studio e poi quello che diviene poi il mestiere. Invece anche, come dicevi tu appunto, anche questi studi influenzano il modo di pensare e di vedere la realtà e servono anche per fare poi tutt'altro nella vita. Sì, un filo, esatto, conduttore. Sì, diciamo. Sì. Ma io sto pensando anche alla tua classe di liceo, ma che bella classe, quindi, che avevate. Cioè, tutti i numeri uno. È rimasto nella storia del liceo, penso, quella classe. Alle miserie. Sì, ma non eravamo nella stessa classe, eravamo compagni di liceo, ma non nella stessa classe. Perché io studiavo francese e lui studiava inglese, allora una volta le classi erano divise a seconda della tipologia, sì, di lingua che tu prendevi. Però siccome eravamo anche vicini di casa, allora andavamo sempre per risparmiare quelle 50 lire o quanto, non mi ricordo quanto costasse il tram, ci davamo appuntamento e andavamo a piedi a scuola. E quindi, no, veramente, allora, un quartiere fortunato, diciamo, fortunato ad avervi entrambi. Come dice, come si dice per il buon vino, è stata una bella annata. Una bella annata, sì, infatti. Grazie Stefania per averci deliziato con questi racconti e con la tua presenza qui, insomma, al nostro Sabato del Villaggio. Buon weekend. È stato un piacere restare con voi. Vi aspetto poi quando uscirà Valentina. Assolutamente. Un abbraccio a tutti. Grazie ancora. Ciao. Un abbraccio a te. Ciao.